Questione di saggezza, di praticità, di sanità o di campanile? La querela è nata, guarda un po', tra L'Aquila e Pescara, non è la prima e non sarà l'ultima. Ma siccome il Covid è malattia senza confini, nemmeno quelli comunali, tocca volarci sopra i campanili, superando i propri e gli altrui limiti. Dunque, la questione non è i pazienti Covid, ammassiamoli tutti a Pescara che qui abbiamo altro da fare, quanto piuttosto scegliere la soluzione migliore, magari dopo aver rimesso al centro il confronto. Per questo l'assessorato alla sanità della Regione Abruzzo ha convocato una riunione ad hoc, durante la quale con le quattro ASL si valuterà se e quando adottare la strategia del concentramento nel Covid Hospital pescarese, liberando così le altre strutture affinché tornino ad occuparsi di cure e prevenzione delle altre patologie. È un argomento che stiamo affrontando con tutte e quattro le ARS, lunedì ci sarà una riunione proprio per questo, per valutare questa possibilità. Il problema fondamentale è dare anche nell'ospedale che dovesse ricevere tutti i pazienti Covid la possibilità di avere le figure mediche, perché quelle che mancano in maniera prevalente sono gli anestesisti, quindi non solo gli operatori sanitari in genere, ma prevalentemente gli anestesisti. Questo potrà avvenire se viene dato un supporto del personale. Secondo lei, secondo il trend, secondo i dati che analizzate, c'è la possibilità o il rischio che si possa determinare una zona di attenzione gialla o di che quale colore sia? Ma per il momento la percentuale che registra la nostra regione dell'occupazione dei posti letto sia in terapia intensiva che in area medica è del 50%, ossia noi abbiamo il 5 invece è 10, abbiamo 6 invece è 11, quindi stiamo alla metà di questa media di occupazione. Questo non ci deve far stare tranquilli, anzi deve porre sempre di più l'attenzione, come dico sempre, a rispettare quelle regole di comportamento che sono importanti per evitare i contagi. Abbiamo un aumento di positivi in tutta la nostra regione, così come nelle altre regioni d'Italia, però questa percentuale ad oggi ci dà ancora la certezza di restare in zona bianca.